Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata pere amaretti con crumble di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, zucchero semolato, scorza di limone, burro, vanillina, tuorlo e uovo e sale. Per il crumble di mandorle, farina, burro, mandorle pelate e zucchero semolato. Per il ripieno, pere tagliate a fettine, amaretti sbriciolati, uva sultanina ammollata, Grand Marnier, burro, cannella, zucchero a velo e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Finire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. L'uovo e il tuorlo. La farina, la vanillina e un pizzico di sale. Ed azioniamo i bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Senza lavare il boccale, prepariamo il crumble. Mettiamo la farina, il burro, le mandorle e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale prepariamo il seripieno. Mettere nel boccale il burro. Far sciogliere per 3 minuti 80 gradi, velocità 2. Aggiungiamo le pere, l'uvetta, il Grand Marnier, il succo di limone, la cannella, lo zucchero a velo e gli amaretti. E azioniamo il bimbi per 40 secondi, antiorario, velocità 1. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso stendiamola tra due fogli di carta da forno. Trasferiamola in uno stampo rettangolare per crostate da 35 x 14 cm. Bucherellare il fondo con i lembi di una forchetta. Di
distribuire sopra il composto di pere. Vediamo bene. E sbriciolare il crumble sulla crostata. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata di pere amaretti con crumble di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!